da un quadro standard a un quadro comunicante e poi aggiungere i gateway per appunto completare l'architettura. Vi ricordo che, come vi diceva Giuliano, ci sono degli schemi tipici che richiamano l'architettura, richiamano un po' la slide che vi ho fatto vedere prima e servono proprio a capire come comunicano tra di loro questi componenti. Se avete problemi a trovarli, comunque potete contattarci e chiedere supporto. In ogni caso, sono tutti presenti alla voce schemi tipici, ok? E qua nel motore di ricerca potete cercarli, ma anche banalmente facendo un'esportazione in DWG di questo unifilare, per esempio, vi verranno automaticamente allegati gli schemi tipici dei componenti smart che avete inserito. Quindi più facile di così non si può, ok? Quindi super super semplice, intuitivo, guidato, e veramente con questa funzionalità vogliamo sottolineare l'importanza che Schneider vuole dare alla, diciamo, alla comunicazione dei quadri, quindi al fatto di creare un po' di default ormai, no? Questi quadri nuovi che dureranno anni e anni, quindi già in ottica appunto innovazione e senza rimanere un po' indietro, ecco. Quindi questo è il succo del discorso. Io per questa parte direi che ho finito. Se ci sono domande specifiche, poi appunto prevediamo un attimo di confronto. Abbiamo ancora una decina di minuti. Fermo la condivisione e lascio la parola magari a Giuliano per rispondere alle domande di prima, se ha avuto tempo di leggerle adesso magari. Sì, ci stavo giusto dando un'occhiata, quindi vediamo un po' un attimino le domande che sono arrivate, cerchiamo un po' di rispondere per quello che è possibile. Chiederei anche magari la possibilità di avere la condivisione dello schermo, di modo che... sì, Giuliano, che la subito. Ottimo, grazie. Così almeno facciamo anche qualche esempio subito per le persone che fanno queste domande. Allora, mi sono domande che arrivate, bisogna sempre fare due progetti MTBT? Sì, il software è ancora separato da questo punto di vista. Questa è una cosa su cui non al momento non abbiamo intenzione di lavorare, almeno per il breve termine. Poi, come si fa a inserire un differenziale come primo interruttore? Qua diamoci un po' un'occhiata a che cosa è possibile fare sulla parte, diciamo così, del primo interruttore. Allora, l'interruttore generale dell'installazione, quello che vediamo qua sopra, essenzialmente deve essere per forza un interruttore, oppure per i discorsi della CEI021, visto che questo qua è un impianto che è realizzato conforme, come vediamo qua sotto, a CEI021. Possiamo anche arrivare in una situazione dove vado a togliere l'interruttore e poi lavoro con i tali DGL. Però lasciamo perdere un attimino questo discorso. Quindi abbiamo qua l'interruttore. Se ho la necessità di proprio partire come primissimo interruttore nel mio impianto con un differenziale, facciamo questa cosa, ci inventiamo questo finto avanquadro, facciamo una partenza verso un sottoquadro e poi semplicemente dal nuovo quadro vado a definire il generale con il differenziale. Allora, di default vi troverete tutte le volte che create un nuovo quadro, quindi ad esempio qua vado a creare un nuovo quadro, ok, e andiamo a collegare questo nuovo quadro. Di default vi trovate sempre con sezionatore, questo perché è un po' il default che abbiamo pensato noi. Se volete cliccate sul differenziale, lo potete ovviamente cambiare, visto che anche il differenziale ha delle prestazioni per quello che riguarda la parte di sezionamento. Poi erano anche arrivate altre domande, guardatemi un secondo. Come si può continuare la stampa in DWG anche se mancano i carichi? Qua ci arriviamo subito. Allora, quindi anche quando mancano i carichi, allora il software essenzialmente ha una situazione di questo genere. Quindi quando creiamo una linea e abbiamo semplicemente un interruttore, vedete che mi mette il pallino rosso, e poi quando cerco di fare la stampa CAD, il software tra l'altro procede con la stampa, ma avvisa una o più dalle colonne del quadro Q1 non sono elettricamente valide, l'esportazione è stata interrotta. Questo perché il software ha bisogno che tutto l'impianto sia completo per fare la stampa CAD. Quindi ci siamo inventati questa opzione, che è la parte della linea di riserva. Quindi semplicemente trasformiamo il pallino rosso della linea non completa o senza carico
in una linea di riserva. Adesso se rifaccio la stampa e vado avanti, vedete che adesso è l'altro quadro, non va più bene, però essenzialmente il discorso ovviamente è sempre quello. Quindi se vado a completare tutto adesso, ma aspetto che effettivamente non ci siano più problemi, io posso poi effettivamente andare a esportare tutti i miei vari progetti. Poi allora, queste sono alcune domande relativamente agli sviluppi futuri che onestamente magari vediamo. Schematici funzionali, da quel punto di vista non abbiamo per ora in mente niente di lavorare. Schematici per impianti fotovoltaici, allora sul fotovoltaico probabilmente avremo qualcosa da dirvi entro la fine dell'anno, anzi io spero possibilmente entro magari un terzo trimestre, lo vedremo un attimino, però sì, l'idea è quella di lavorarci quest'anno. Personalizzazione dei dati visibili nel cartiglio, questo purtroppo no, anche questa qua sarebbe un rifacimento veramente importante del software. Al momento il cartiglio è quello che stampate. Perché non si possono inserire i selezionatori confusibili nelle linee di potenza? Nessuna motivazione particolare, semplicemente è una cosa che abbiamo eliminato proprio per evitare che si utilizzano un po' troppo la parte di fusibili, o meglio, visto che comunque l'abitudine che abbiamo qua in Italia è sempre quella di mettere gli interruttori. E poi anche agganciandomi al discorso che faceva Veronica, se ho un interruttore ci posso mettere la misura, comunicazione, bla bla bla, eccetera eccetera, e quindi mi fornisce, anche andando un po' avanti, andando un po' verso il futuro, possibilità, diciamo così, di andare e rendere intelligente quello che è un impianto già realizzato. Abbiamo i fusibili, come vedete qua sotto, per la parte, diciamo così, di protezione della parte elettronica, quindi non nella parte puramente di potenza, quindi niente coordinamento con i cavi, ma protezione di strumenti di misura, trasformatori isolanti per consumeria, lonzerie, sono quelle cose di quello ovviamente c'è. Abbiamo anche poi i fusibili per la parte 24 volt in DC, quando viene fatta quella parte sotto l'alimentatore. Poi vediamo se è arrivata anche qualche altra domanda. Come si fa ad inserire gli interruttori RCBO su iProject? Molto semplice, io vado a definire qua dentro che il dispositivo deve avere un differenziale associato integrato, quindi sono su una finestra con un interruttore in mezzo termico, gli dico che deve essere associato integrato, oppure clicco direttamente già sull'icona. E poi nella lista qua sotto vedete che appaiono questi interruttori che sono IC60N RCBO. Cos'è questo IC60N RCBO? È un magneto termico differenziale col differenziale già automaticamente integrato, quindi montato in fabbrica e non agganciato direttamente sull'impianto tramite il solito blocco VIGI. Abbiamo un'altra offerta di differenziali, di interruttori magneto termici differenziali tutt'uno, che è quella ICV40. Ma quella è una gamma che è solo domestica, e tra l'altro vedete che è tipicamente la primissima offerta, perché quella è un attimino un po' più economica ovviamente, è il primo modello che noi forniamo quando abbiamo interruttore mezzo termico differenziale con la parte di, come si dice, di norma domestica, quindi la differenza tra quello che riguarda la scelta del potere di interruzione. Poi la trasportazione degli schemi di filari carpenterie, se può venire indicata tipologia quadricaedra, quindi centralini in PVC, viene portata comunque la tipologia di materiale metallica sulle testate. Allora, nella definizione dei dati di quadro, purtroppo tutti i dati che ci sono qua dentro e poi tutti i dati che sono anche nel cartiglio sono puramente campi di testo e non abbiamo automatismi da quel punto di vista. Quindi quella è proprio una parte che dovete modificare voi sullo schema. Questa sì, è una cosa su cui effettivamente vorremmo migliorare. Allora, quando le linee di un quadro sono tante, esiste una funzione di ricerca per individuare alcune rapidamente. Allora, questa è effettivamente una delle idee degli sviluppi che ci piacerebbe fare quest'anno, o meglio, miglioramenti di interfaccia. Sì, abbiamo questa funzione di ricerca linea, però al momento non abbiamo niente. Poi un'altra domanda ancora sul fotovoltaico, quindi sì, effettivamente è una cosa che dobbiamo fare. Poi interruttore orario o crepuscolare, come è possibile andarlo a inserire? Ma semplicemente uno di questi oggetti qua sotto, quindi qua c'è il crepuscolare e qua a fianco c'è la parte di interruttore orario. Poi appunto, come dicevo prima, ci possiamo anche mettere il dispositivo di
protezione, se mi interessa se questo qua ovviamente è possibile andarlo a inserire assieme alla parte di interruttore, eccetera, eccetera. Questa invece è una domanda su Xteam: non è possibile spostare i componenti per riportarli in ordine nella lista componenti di uno stesso quadro? Capita che esistono modifiche nella lista componenti, ma tutti i componenti sostituiti si troveranno al termine della lista distinta, non saranno in ordine. Quindi, se ordinare i componenti della lista, no, per fare questo qua era possibile modificare il discorso della parte della lista, onestamente adesso non mi ricordo bene come andarlo a fare. Dove fare un'esportazione Xtreme e poi iniziare a giocarci, però magari diamo una risposta un po' più avanti. Sì. Scusatemi se ti interrompo, io direi, visto che le domande sono tantissime, sì, effettivamente sì. Suggerirei per chi è interessato magari a sentire le risposte alle domande che stanno arrivando in questo momento, e chi soprattutto ha la possibilità di continuare a restare collegato, assolutamente volentieri. Per chi invece magari deve scollegarsi o per il sondaggio di gradimento, sono veramente tre domande molto veloci, vi invito a rispondere in maniera tale da migliorare anche comunque il servizio che vi eroghiamo. E nel frattempo, Giuliano, se vuoi continuare a rispondere alle domande, comunque siamo magari a disposizione. No. Sì, per un paio di minuti, perché tra l'altro dobbiamo sganciarci anche noi, perché effettivamente... Assolutamente, assolutamente. E poi chi vuole... Quindi fai pure partire il discorso dalla parte Q&A e alle domande a cui non abbiamo risposto ci rispondiamo tramite una scritta, sì. Allora, magari a questo punto... le domande restanti, esatto, rispondiamo in maniera puntuale e vi invito giusto gli ultimi due minuti, portate ancora un po' di pazienza per chi chiaramente ne ha la possibilità di restare collegato. Vi mostriamo una slide, ma veramente una, è velocissima, di un nuovo servizio per voi progettisti. Quindi vi condivido un secondo lo schermo, per chi invece chiaramente deve scollegarsi. Vi ringraziamo della partecipazione e vi invitiamo a seguire anche i prossimi webinar. Il prossimo sarà l'8 giugno e potete iscrivervi tramite Progettisti in Rete. Per chi invece resta connesso, vi mostriamo molto rapidamente questo nuovo servizio che si chiama Progettiamo Assieme a Voi. Se avete seguito gli ultimi webinar saprete che è un servizio che stiamo sponsorizzando in queste settimane, ecco, e non è altro che un servizio grazie al quale, selezionando la vostra provincia di appartenenza nella paginetta che trovate questo QR code, potete prendere contatto con uno dei tre colleghi che vedete raffigurati qua nella slide, tra cui c'è anche Veronica, relatrice di oggi pomeriggio assieme a Giuliano. Potete richiedere quindi supporto alla progettazione, potete anche schedulare un appuntamento direttamente, diciamo, confrontando il calendario dei colleghi per una sessione di approfondimento. Quindi vi invitiamo a provare il servizio, è completamente gratuito e basta anche solo una telefonata o una mail per prendere contatto con i colleghi. Vi lascio la slide aperta in maniera tale da eventualmente segnarvi i contatti. Nel frattempo in chat vi passo anche il collegamento diretto della pagina web in maniera tale da non dover utilizzare necessariamente il cellulare. Io a questo punto vi ringrazio per la partecipazione, vi sto postando in questo momento in chat il collegamento, quindi vi ringrazio per aver partecipato all'appuntamento formativo di oggi. Vi invito a registrarvi anche ai webinar che ci saranno programmati per l'8 e 14 giugno, inerenti la nuova guida sull'efficientamento energetico, quindi parliamo della 52121. E ringrazio anche i formatori di oggi, Giuliano Palchetti e Veronica Bolis, e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.